Erice nasconde la droga nel fasciatoio del figlio neonato, ma il cane ronda e i carabinieri la scova. Campobello dal 4 agosto non si hanno notizie di un anziano alcamese allontanatosi da una casa di riposo. Palermo sull'escavazione del porto canale di Mazara e botta e risposta tra Musumeci e Cristaldi. Mazara, mancata pulizia e cassonetti stracolmi di fiori, spettacolo indecoroso al cimitero comunale. Mazara, il comune dà in affitto il vaglio rotante mobile acquistato l'anno scorso. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TG Vallo che apriamo con la cronaca. Iniziamo da Erice, dove i carabinieri ieri hanno eseguito un arresto per detenzione ai fini di spaccio. Sentiamo assieme i dettagli nel servizio. Nonostante si trovasse ai domiciliari, avrebbe continuato a spacciare. Ecco perché è stato tratto in arresto il 27enne pregiudicato ericino Gaetano Casamento, sorpreso dai carabinieri della stazione di Erice nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le manette sono scattate ieri sera a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita dai militari dell'arma della stazione ericina, della sezione radiomobile di Trapani e dell'unità cinofila del nucleo di Palermo. Da giorni i carabinieri sospettavano che il giovane avesse intrapreso un'attività di spaccio, visto il via vai di persona dalla sua abitazione. Durante la perquisizione, grazie al fiuto del can Ron, i militari hanno rinvenuto poco più di 200 grammi di marijuana abilmente nascosti all'interno del fasciatoio del figlio neonato. In casa il 27enne aveva anche 2 grammi di cocaina, alcuni bilancini di precisione e altro materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente. Per Casamento è scattato l'arresto. Il 27enne è stato condotto nel carcere di Trapani, mentre la moglie 27enne è stata deferita in stato di libertà per lo stesso reato contestato al marito. A San Vito Lo Capo invece i carabinieri della locale stazione martedì scorso hanno arrestato il 25enne Santiago Vardiale di origine peruviana, momentaneamente domiciliato a San Vito assieme alla propria compagna e alla figlia minore. I militari dell'arma sono intervenuti nei pressi dell'abitazione del giovane dopo una richiesta di intervento da parte della compagna. La donna ha affermato che l'uomo la stava malmenando. Giunti sul posto, i militari venivano a loro volta aggrediti dall'uomo, il quale si scagliava contro gli stessi con calci e pugni, proferendo nei loro confronti frasi oltraggiose e gravi minacce di morte. Nel tentativo di sottrarsi al controllo dei militari, Santiago Vardial avrebbe mandato in frantumi anche una bottiglia di vetro, ferendosi a un piede. L'uomo, il giovane, è stato poi fermato e portato alla caserma di Alcamo, dove è stato ristretto nella cella di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si è celebrato ieri mattina, all'esito del quale l'autorità giudiziaria ha disposto nei confronti del 25enne la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A Campobello di Mazara invece non si hanno più notizie dal 4 agosto scorso di un anziano 77enne originario di Alcamo che risiedeva all'interno di una casa di riposo dalla quale si è allontanato arbitrariamente. Sentiamo. Da 18 giorni non si hanno notizie di un anziano alcamese da tempo ospite della casa di riposo Rina di Benedetto di Campobello di Mazara. Si tratta del 77enne Gaspare Pirrone, che si è allontanato volontariamente dalla struttura lo scorso 4 agosto. Da quel giorno, era una domenica, dell'uomo si sono perse le tracce, tanto che ieri pomeriggio il comando di polizia municipale campobellese ha emesso un avviso di ricerca nel tentativo di ottenere notizie su ciò che sia accaduto all'anziano. Al momento dell'allontanamento, fanno sapere i vigili urbani, Pirrone indossava un paio di pantaloni di colore verde chiaro e una maglietta di colore verde fiorato. L'uomo è alto circa 1,70 m, ha una corporatura magra, porta la dentiera e i capelli bianchi. Il 77enne si è allontanato dalla casa di riposo senza portare con sé documenti, telefono e soldi. Qualora qualcuno lo avvistasse, l'appello del comando di polizia municipale è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine oppure in alternative ai familiari al numero 389-3487-309 o ancora direttamente alla casa di riposo al numero 0924 47 633.
Incontro ieri al comune di Marsala tra il sindaco Alberto Di Girolamo e il neopresidente dell'Airgest Salvatore Ombra. Nel corso dell'incontro il primo cittadino libetano ha fatto presente quanto il comune di Marsala abbia fatto per cercare di risollevare le sorti dell'aeroporto Vincenzo Fiori attraverso la ricerca di nuovi vettori. Sia il sindaco Di Girolamo che il presidente Airgest hanno concordato di avviare un'azione sinergica finalizzata al rilancio dell'aeroporto trapanese, attualmente in forte crisi, considerato che la struttura è fondamentale per il rilancio socio-economico dell'intera provincia e oltre. Il dirigente del primo settore del comune di Mazara del Vallo rende noto che è stato emanato l'avviso pubblico inerente al servizio di trasporto scolastico tramite scuolabus per l'anno scolastico 2019-2020. Per usufruire del servizio bisogna presentare la relativa domanda entro il 10 settembre. Il modello per l'istanza si può ritirare presso le scuole di appartenenza o presso l'ufficio pubblica istruzione del comune che si trova in via Giotta. Avviso e modello potranno essere inoltre scaricati anche dal sito internet comunale. Restiamo a Mazara del Vallo per parlare dell'escavazione del porto canale. Ieri l'ex sindaco Nicola Cristaldi ha tuonato contro il presidente della regione Nello Musumeci, che oggi nella tarda mattinata ha replicato a Cristaldi. Sentiamo. Sui lavori di escavazione del porto canale di Mazara, dopo l'intervento di ieri dell'ex sindaco Nicola Cristaldi, è arrivata oggi la replica del governatore siciliano Nello Musumeci. Per una questione di stile, ho sempre voluto evitare nel passato di polemizzare con l'onorevole Nicola Cristaldi, malgrado i suoi frequenti e pesanti attacchi a questo governo della regione. E come nel passato eviterò anche questa volta, ringraziandolo anzi per avermi giudicato persona seria, ha dichiarato il presidente della regione siciliana. Ho dichiarato, come noto, aggiunge il governatore, che sul fiume Mazzaro si è finalmente chiusa la stagione delle promesse, si è aperta quella dei fatti. Il progetto esecutivo dei lavori di dragaggio della foce del fiume Mazzaro, approvato anche dall'amministrazione di Mazzara quando sindaco era l'onorevole Cristaldi, prevede anzitutto la ricaratterizzazione del sedimento prima di essere conferito nell'apposita vasca di colmata. Il cantiere è stato consegnato alla fine del mese di luglio dalla struttura contro il dissesto idrogeologico di cui sono commissario da appena un anno e mezzo, e l'accelerazione è stata possibile principalmente a seguito delle elezioni amministrative mazzaresi. Perché? Perché la precedente amministrazione ha più volte preferito assecondare le critiche anche aspre di alcune associazioni ambientaliste senza mai schierarsi a fianco delle istituzioni, anzi le ha spesso osteggiate. Tanto che in uno dei tavoli tecnici da me appositamente convocati, prosegue ancora Musumeci, il delegato dell'ex sindaco ha dapprima dato la propria disponibilità all'utilizzo del centro di stoccaggio comunale per il conferimento delle sabbie, salvo poi revocare la stessa disponibilità appena qualche giorno dopo. Anche questo continuo tira e molla ha determinato un allungamento dei tempi che non era più accettabile. Oggi si hanno finalmente tempi certi, il cantiere è stato da noi avviato e l'impresa ha 45 giorni di tempo per la trasmissione delle risultanze della caratterizzazione, che è prevista a fine mese. Entro settembre inizieranno le vere e proprie operazioni di dragaggio, che dal cronoprogramma dovranno concludersi entro 180 giorni per un costo di oltre 2 milioni di euro. Inoltre, proprio a seguito dell'alluvione del novembre 2018, prosegue ancora Musumeci, il mio governo ha stanziato un altro 1,5 milioni di euro per i lavori di pulizia del fiume Mazzaro, interventi che sono interamente gestiti dal Genio Civile di Trapani. La domanda che oggi semmai dovrebbe porsi l'ex sindaco Cristaldi è perché sulla foce di quel fiume si è creata una contaminazione di natura prettamente biologica. È difficile capire che tale inquinamento può avere origine solo dal fatto che su quel corso d'acqua confluiscono e sversano abusivamente scarichi civili e industriali, e chi aveva il dovere di controllare e impedire tale illecita attività? Basta polemiche dunque, si prende finalmente atto che oggi alla regione c'è un governo che fra mille difficoltà si sforza di dare alla Sicilia risposte a tanti problemi rimasti per anni insoluti. Riconoscerlo non è un reato, ma solo onestà intellettuale, ha concluso il governatore siciliano.
E il botta e risposta a distanza non si ferma perché a strettissimo giro di posta è arrivata anche una breve controreplica al governatore Nello Musumeci da parte dell'ex sindaco Nicola Cristaldi. Non è assolutamente vero che noi abbiamo revocato l'area per lo stoccaggio dei fanghi, afferma il presidente del movimento politico dei futuristi. È stata la regione, ha aggiunto Cristaldi, che ha ritenuto non idonea l'area individuata. Per quanto riguarda l'inquinamento, la mia amministrazione, prosegue ancora Cristaldi, ha fatto cose gigantesche come il depuratore, l'eliminazione degli scarichi fognari e controlli a tappeto, ma Musumeci non sapeva, conclude l'ex sindaco di Mazara. Andiamo avanti con le altre notizie. L'ex stabilimento Florio di Favignana registra per il mese di agosto numeri da record, lo ha reso noto il comune Egadino. I visitatori del solo mese di agosto, dall'1 al 17 agosto, sono stati 10.890, mentre il dato stagionale si attesta sui 34.927 ingressi. Importanti anche numeri relativi alle visite al centro di recupero per tartarughe marine dell'area marina protetta dell'isola Egadi, sempre all'interno dell'ex stabilimento Florio. Sono circa 2.500 le persone che, dopo aver partecipato all'attività, hanno firmato il relativo registro. Adesso ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria, al rientro in studio le altre notizie, parleremo del cimitero comunale di Mazara e della questione rifiuti. Tante segnalazioni sono giunte ultimamente alla redazione di Televallo sulle condizioni del cimitero comunale. Stamattina siamo andati lì proprio per verificare la situazione. Sentiamo. È uno spettacolo veramente indecoroso quello che ormai da qualche tempo sono costretti a vedere i tanti cittadini mazzaresi che ogni giorno si recano al cimitero comunale per portare un fiore ai propri defunti. Uno spettacolo indegno, quasi vergognoso, che questa mattina abbiamo voluto verificare di persona dopo le tante lamentele via social network piovute addosso all'amministrazione comunale mazzarese guidata dal sindaco Salvatore Quinci. Ebbene, la situazione che abbiamo trovato, e le immagini parlano chiaro, è davvero critica. Contenitori stracolmi di fiori secchi praticamente ovunque, erbacce alte, sporcizie a terra e finanche una situazione non certamente ottimale all'interno dei servizi igienici. Un vero e proprio scempio, insomma, che riguarda sia il cosiddetto cimitero vecchio che la parte di recente costruzione. Qualcosa evidentemente non sta andando per il verso giusto. Ed allora ci chiediamo, e lo chiediamo con forza all'amministrazione comunale, perché il cimitero è ridotto in queste condizioni? Cosa non sta funzionando a dovere? Domande che sicuramente meritano risposte veloci e soprattutto risposte con azioni tempestive per ridare decoro ad un luogo sacro quotidianamente visitato da decine e decine di cittadini che restano basiti rispetto allo spettacolo che si presenta sotto loro occhi. Il cimitero va tenuto pulito sempre e non soltanto in occasioni di determinate ricorrenze. Ci si augura quindi che la nuova amministrazione comunale, alle prese con tanti problemi quotidiani che interessano la città, intervenga tempestivamente e riesca a garantire 365 giorni all'anno condizioni degne e rispettose della memoria di tutti i defunti mazzaresi e dei loro familiari. Parliamo adesso di rifiuti e del vaglio rotante mobile acquistato l'anno scorso dal Comune. Ebbene, l'impianto è stato dato in affitto. Sentiamo. Da qualche giorno è stato rimosso e portato via il vaglio rotante mobile acquistato dal Comune di Mazara del Vallo per favorire e incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti. L'imponente mezzo non si trova più al suo posto, ovvero al centro comunale di raccolta realizzato all'interno del bene confiscato alla mafia ex Stella d'Oriente lungo la statale 115. Che fine ha fatto dunque il vaglio acquistato da Palazzo dei Carmelitani durante l'amministrazione guidata dal sindaco con Nicola Cristaldi al prezzo di 170.000 euro. Qualche informazione al riguardo la si può ricavare dando una spulciata al sito internet del Comune. All'interno della sezione denominata Pubblicità Notizie, dove vengono pubblicati soltanto i titoli degli atti amministrativi, ce n'è uno del secondo settore, datato 8 agosto 2019, che recita così: affidamento in noleggio del vaglio a tamburo rotante mobile per la cernita preliminare dei rifiuti solidi urbani. Dunque sembrerebbe che il vaglio acquistato dal Comune sia stato dato in noleggio. Circostanza confermataci telefonicamente dall'assessore comunale in
Agate, che però non ha potuto darci ulteriori dettagli poiché è impegnata in una riunione di commissione consigliare. E allora attenderemo che il Comune informi noi o la cittadinanza sui motivi per i quali si è deciso di affittare il vaglio e non utilizzarlo direttamente, sulla durata dell'affitto e sugli introiti che Palazzo dei Carmelitani incasserà da tale operazione. Come si ricorderà, il vaglio venne acquistato nel maggio 2018 per differenziare preliminarmente i rifiuti. Da allora però la storia del mezzo è stata travagliata e praticamente il vaglio è stato più fermo e inutilizzato che operativo. Si terrà domani pomeriggio al Lido Oasi di Mazara del Vallo alle 19 lo Street Workout Sunset, un'iniziativa promossa dallo Street Workout Italia in collaborazione con la Functional Training School. Alla manifestazione saranno presenti i maestri Guido Bruscio ed Esther Albina e gli organizzatori Angelo Villani e Paolo Calandrino. Una nota di sport, calcio infine, altro arrivo in casa Mazara, la società ha tesserato il difensore centrale Alessandro Agate, classe 1982, il giocatore è già a disposizione dal tecnico gialloblu di Nomarina in vista dei primi impegni stagionali. Agate ha giocato a Marsala, Valderice, Paceco e Salemi, la società intanto continua a lavorare sul mercato e nelle prossime ore si prevedono altri arrivi in casa gialloblu. Questa era l'ultima notizia di oggi, grazie come sempre per averci seguito, arrivederci.